raga, c'è una vista da qua, ogni tanto si apre, strabello. Che bomba! Ci siamo quasi, Si intravede Fiesole. L'ultima volta che sono stato a Fiesole credo fosse 2015, in uno dei miei primi viaggi. Ma quanto cazzo è bella l'Italia! Questo cartello è interessante, Cazzo, raga, si vede il Duomo. Guarda. Ok, ragazzi, un cambio di programma. Allora, mi sono fermato sulla panchina, credo quasi un'oretta. Allora, adesso il programma è scendere, perché ho trovato un ostello che costa molto poco, quasi in centro a Firenze. Dai, raga, scendiamo adesso, che mi dovrebbero arrestare. Ma quello è il cimitero degli inglesi. Ero andato a vederlo. Bello. Siamo in via dei Pepi. Dovete sapere che mio fratello ha vissuto qua per anni. E qua si sbuca piazza della chiesa Santa Croce. Sarà una di queste case qua. Io ho vissuto qua per anni, io all'inizio passavo sempre a trovarlo. Quindi sì, per quello che Firenze un po' la conosco, un po' l'ho già vista. Guardate qua. Piccolo assaggio, raga, già perché siamo di strada. Siamo in Piazza della Signoria. Raga, quello dovrebbe essere lo stello. Ciao. E sei venuto in bici da Torino? Sì. Questa è chiesa iniziata nel 1251. Ha bellissima facciata stile barocco. E questa parte qui è ancora un convento fino ad oggi. Sulle mura puoi vedere autentici originali affreschi. Su questo giardino è disegnato da Leonardo da Vinci. Ma dai. Sì, è rimasto uguale da quel tempo. E questo ora è il nostro ostello, che prima era sempre convento. Abbiamo anche una piscina qui. E la stanza è sopra. Ok. Possiamo andare sopra. Perfetto. Ok. Grazie mille. Ciao. A dopo. Allora, i bagni, ma dove saranno? Easy. Bagni in comune, ma cazzo, sono belli. No, raga, è una bomba sto ostello. Allora, alla fine fate conto che tra la camera e la tassa di soggiorno ho pagato 13 euro a notte. E pochissimo, contando appunto che c'è la tassa. Boh, raga, comunque, doccia e poi mi metto a vegetare nel letto. Basta, raga, usciamo, facciamo qualcosa. Io devo ancora pranzare e potremmo andare a mangiare qualcosa in giro e poi giriamo un po' Firenze a caso. Comunque, questa è la camera. La camerata da 6. Qui letto a castello, il mio è questo qua sopra. E il tutto è separato da muri così di cartongesso, però è molto fico. C'era un convento, stava qua, capiamoci.
può fare così caldo a metà settembre. Non so se mi stancherò mai di dirvi quanto diavolo fa caldo. Comunque il piano adesso è andare a recuperare qualcosa da mangiare, pensavo del gelato, e poi rimanere in giro fino a stasera. Facendo delle foto. Sono a Firenze, sì. Beh, dottore, diciamo che quindi sta trovando in Italia diverse situazioni ottime. Ma assurde. E comunque, dottore, ho rotto il giuramento che avevo tenuto fede per 9 mesi. Ma infatti mi sembrava. Perché sbaglio o ti sei mangiato un pezzo di salame? Mi sono mangiato un pezzo di salame, ma non solo. Mi sono mangiato i tortellini al ragù e tipo un salame. Basta. Sto facendo finta di niente. Lì in Emilia Romagna non potevo rifiutare sta roba. Ma dottore, diciamo che si sarebbe perso, secondo me, proprio un pezzo di bella vita, eh. Sì, ma è assurdo. Cioè, infatti, secondo me, chi è andato in vacanza a settembre. Ah, sì, no, cioè, non ha piovuto un giorno. C'era un ostello 8 euro a notte. Però ho voluto fare il VIP, ho preso un ostello che costava 9,90 euro a notte ed è dentro un convento. Beh, devo dire che mi sembra un'ottima scelta. No, salone interno, tutto affrescato, cioè assurdo. Per soli 9,90 euro? 9,90 euro. Vabbè. Sì, l'ideale sarebbe 200-300 euro al mese, sarebbe veramente, cioè proprio vivere a spesa zero poi a quel punto, più o meno. Ci vorrà un annetto. Speriamo. Va bene, dottore, allora la saluto intanto. Boh, dai. Dottore. Va bene, salve avvocato. Mi sono fermato a parlare con un tizio austriaco fortissimo, Christian. Mi ha seguito su YouTube, adesso mi ha aggiunto. Che bomba. Comunque ragazzi, scendiamo adesso da Piazzale Michelangelo. Vado a comprarmi qualcosa da mangiare per la spesa di stasera. E niente, poi ritorno in ostello. È stato un'ora e 44 a fare il time lapse manualmente perché non ho le pile. Bon, dai ragazzi, scendiamo. Vicino Torino. Te? Vicino Torino. Sì, sto facendo un giro in bici. Te invece? Io sto facendo un giro in macchina. Qua a Firenze, tappa finale o? No, guardi, io sto salendo di Rivero. Sono arrivato a Vieste. Qua sono salito. Da quanto è che sei in giro? È un mese e mezzo. Di bici è? Quella Graziella rosa che hai visto forse entrando. Sì. Sì, un mio amico ha fatto tutta la struttura per caricare sulle cose. Sì, se passi lì dall'Afrio la vedi. Dai, bello. Tenda, materassino. Sì, sì, a pelo. Già qua c'è un bel po' di peso. Come metterli in pialzi sulle celle quando le ordini? No, devi... Perché sennò... Esatto, no, con la Graziella, lo sai, devi stare seduto quando pedali. Sì, ma io ho fatto le stesse robe 3 anni fa. Ah, minchia. Però con le bici da corsa. Sì. E succedeva la stessa cosa, quando mi alzavo, sentivi il telaio che faceva così. Sì. Sì, sono partito da Treviso e sono andato giù ancora. Minchia, ho fatto tutta la costa. Il primo giorno ho fatto 90 km e poi vabbè, sono arrivato a fare 30. No, perché poi mi fermavo un sacco di volte, un sacco di posti belli. No, ma esatto, ma è bello prendersela con calma facendo queste cose. Quant'è che ci hai messo? Cioè, non è che io volevo arrivare lì.
Io vedo. Ah sì, partito fin dove vado. Esatto. Cioè, l'idea è arrivare un po' verso la Puglia, ma poi man mano, un giorno mi stavo rendendo conto che forse non era tanto dove arrivavo, quanti chilometri, era più quello che mi sentivo. I posti che sì. A Treviso, io ho degli amici che hanno un birrificio a Treviso, però aspetta, loro sono Castello di Godego. No, Castello di Godego è no. Vicino dove abito io. E loro mi pressiano di lì. Sono si, chiamano, si chiamano Birrificio 17. Dicevo, cazzo, ma Treviso, aspetta, io cosa mi ricordo? Si chiama? Birrificio 17. Ma che pace che c'è, tipo non c'è nessuno in giro. Comunque essenzialmente mi sono svegliato per due motivi. Uno, perché mi è volato giù dal letto il telefono e ho fatto un bordello assurdo. Due, perché voglio tornare a Piazzale Michelangelo a fare un timelapse dell'alba. Anche se so che sarà la solita alba spoglia con la foschia, però che se ne fotte. E comunque buongiorno. Raga, non credo di aver mai visto questo incrocio vuoto. Questo è il Ponte Vecchio, non c'è nessuno. Pazzesco. Oh, ho appena fatto la salita tutto in bici, sono morto. Comunque anche Piazzale Michelangelo deserto, che bello. E adesso aspettiamo l'alba. Vedrai questo video, ti ho sgamato.